Beh, per come intendiamo io e Matteo lo sport, l'inclusione sociale è insita all'interno del nostro club. I valori fondamentali del nostro club sono appunto amicizia e condivisione e pratica dello sport, e quindi è avvenuto tutto di conseguenza. La prima volta che abbiamo conosciuto i ragazzi è stata durante i colloqui iniziali che abbiamo fatto presso la piscina Tropos. Abbiamo fatto dei colloqui motivazionali e poi un primo test di nuoto e quello è stato il primo momento vero in cui abbiamo conosciuto appunto dal vivo i ragazzi. Inizialmente erano 5 selezionati sull'intera comunità della cooperativa Cenacolo, che sono quasi 500, e da lì poi abbiamo fatto appunto una selezione fino ad arrivare ai 2 che sono stati, diciamo, candidati poi al progetto finale. Sicuramente il progetto The Human Factor per noi vuole essere un esempio per tutti gli altri che vogliono appunto portare avanti questo tipo di iniziativa. Noi purtroppo non potevamo accogliere tutti i ragazzi che avremmo voluto, quindi 2 soli sono stati quelli selezionati. A chi vuole cominciare un'attività o comunque un progetto come il nostro, diciamo che sicuramente ci sono tantissime difficoltà, sicuramente non è facile, però il ritorno che si ottiene da questi ragazzi, da vivere con loro questa esperienza, è sicuramente il più grosso premio comunque a cui si possa arrivare. Condivisione, amicizia e triathlon. Sì, contento. Sì, perché ho trovato questa cosa sportivo. Perché sportivo mi piace. La prima cosa è essere contenti di fare una cosa nuova, di scoprire un nuovo tipo di sport che è triathlon, che non conoscevo prima, mai. La mia preferita, nuoto. Nuotare, ho iniziato qui con l'Italia. Nuoto, preferisco nuoto perché non sapevo mai nuotare, niente di nuoto. Ho imparato qui a nuotare. Ora mi sento un po' meglio sull'acqua. Prima volta difficile, ma ora un po' meglio. Nuotare è più difficile perché per respirare è troppo difficile, mi stanco troppo. 100 metri, passa. Troppo difficile, allora. Scoperta. Incontrare nuove persone e lavorare con altre persone sono Ah, sto tranquillo. nuovo. No, non agitare, non paura. Sono già pronto per fare questo, perché per me questa è una sfida per fare una cosa nuova, per essere, non so se il primo africano a fare questo tipo di sport, per me è questo di nuovo, perché tante persone da casa mia mi chiedono qual è questo tipo di sport, perché loro non sanno questo, e questo per me è importante di fare questo sport. Grazie a tutti.